Arrivo all'ottavo mese di gravidanza abbastanza tranquillamente, se non che si gonfiano le gambe in maniera abbastanza anomala, per cui mi rivolgo al ginecologo e all'ospedale competente, perché oltre ad avere questo gonfiore alle gambe comincio ad avere problemi a camminare. Quando arrivo al nono mese il dolore è così forte che mi presento al pronto soccorso e chiedo di essere ricoverata per accertamenti, perché proprio non riesco più a camminare. Dopo il parto non sono stata più in grado di muovermi, nel senso che prima facevo fatica solo a camminare, invece dopo il parto non sono più riuscita a scendere dal letto. E dall'ospedale mi mandano a casa con una diagnosi di coxalgia, che in buona sostanza non significa niente, vuol dire che insomma non c'ha dei problemi di dolori. E mi dicono stia un mese a letto, faccia come si sente, poi vedrà che va tutto a posto. La prima volta che prendo in braccio mia figlia mi viene quello che io pensavo essere un colpo della strega. Mia figlia mi cade sul letto, per cui è stato un momento in cui ho detto boh, cosa succede, e ho avuto questo dolore fortissimo, per cui mi sono bloccato con la schiena per una settimana. Ho chiesto al medico di base, all'ortopedico, al fisioterapista quale poteva essere il problema. Mi hanno detto ma no, ma lei è stata a letto tanto tempo, un colpo della strega è normale. Poi la verità, quando si è genitori bisogna far conto col mal di schiena. Decido di chiedere al mio medico di base di farmi una radiografia, perché né gli ortopedici che avevo contattato né il fisioterapista sono d'accordo a farmi fare una radiografia, perché dicono è un colpo della strega, in radiografia non si vedrà niente, deve solo aver pazienza perché probabilmente è ancora traumatizzata dal parto. E vabbè, questa storia del trauma dal parto. Riesco però ad ottenere una radiografia da cui invece risulta un cedimento della limitante somatica, e a me ha fatto solo paura il termine cedimento, ma non è che capissi, cioè io dico io ho questo male, questo cedimento alle vertebre, non si riesce a capire che cosa sia. Allora comincio a cercare su internet e metto proprio cedimento, perché dico come è possibile, gli ortopedici mi dicono, anche pareri autorevoli, mi dicono che non è niente, che quei cedimenti sono delle fratture di quando da piccola forse sono caduta sulla neve. Io ho un dolore che non riesco neanche a camminare, e digitando cedimenti, tanto somatica, insomma quella che era la diagnosi, viene fuori osteoporosi. Fortunatamente però io in famiglia ho un caso di osteoporosi, e mia sorella è in cura da un medico a Torino. Mi dà il numero di telefono e io prendo insomma appuntamento, e ho avuto un attimo di respiro, perché appena sono entrata ho raccontato due o tre cose e il professor Sei mi dice osteoporosi post-gravidica, non ho visto nessun caso che non sia guarito, adesso facciamo una cura, però non c'è nessun problema. E si è aperto un mondo, perché l'osteoporosi è una malattia sociale che colpisce milioni di persone in Italia, e anche uomini e donne, molto più le donne che gli uomini, e che dal nostro punto di vista della Società Italiana dell'Osteoporosi, che io presiedo in questo momento, è trattata e gestita in maniera assolutamente inappropriata. Meno del 30% delle donne con fratture, con trattamenti cortisonici protratti, e quindi ad alto rischio di altre fratture, viene trattato soltanto, dicevo, il 30%. Finalmente compare tra tutti gli esami che in questi mesi abbiamo fatto l'esame della vitamina D, che io fino a quell'epoca era un valore che nessun medico mi aveva mai consigliato di fare, e il professore mi dice sì, probabilmente, quasi certamente, per il problema che ha avuto avrà una carenza di vitamina D, e troveremo conferma a questa diagnosi, però facciamo questi accertamenti. In effetti viene fuori che è una grave carenza di vitamina D. In gravidanza io direi che sarebbe bene porre come
come esame di routine un dosaggio della vitamina D e supportare di vitamina D tutte le donne in gravidanza, anche perché vi sono dei dati che dicono che la carenza di vitamina D nella madre può provocare dei problemi importanti anche nel feto. Dal punto di vista del trattamento dell'osteoporosi postgravidica, questa terapia, a mio giudizio, dovrebbe essere fatta per tutta la vita, non soltanto più per l'osteoporosi postgravidica, ma per proteggere l'osso, che certamente è svantaggiato rispetto a quello di una donna che non è andata incontro a questa cosa, però se assumiamo vitamina D, in futuro non dovrebbero succedere più assolutamente problemi di questo tipo. Io naturalmente non sono un medico e non sono uno scienziato, però l'effetto della cura sul mio corpo l'ho sentita immediatamente, perché nel giro di una settimana i dolori sono molto migliorati senza che io prendessi antidolorifici.